Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo farvi il tutorial di questi orecchini che chiamerò orecchini di Mone, come mi è stato suggerito dalla mia amica Margherita. In effetti può sembrare la ruota di un timone con i suoi raggi. Perché vi faccio vedere due tipi di orecchini, anche se è la stessa identica lavorazione. Allora, gli orecchini gialli sono fatti con le roccaglie della Miyuki, mentre invece questi trasparenti e azzurri sono con le roccaglie della Toco. Vedete che la differenza poi è minima. Poi la lavorazione in questo caso, vedete, ha diciamo tutto il contorno in rilievo, mentre e quindi ho messo questa parte, diciamo, nella parte fronte dell'orecchino, però è anche molto bello la parte retro, che è invece, vedete, dritta. E questi li ho inserito la monachella in maniera tale che risultasse la parte, diciamo, visibile, la parte non in rilievo. Ecco, la parte in rilievo è rimasta dietro. Questo è come voi volete fare. Ecco, vi volevo far vedere le due tipologie, anche perché nel momento in cui inserite la monachella dovete fare in maniera che siano tutti e due gli orecchini messi nella giusta posizione. Ecco qui. Ora vi vengo ad elencare i materiali, che sono veramente pochi, 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 pochi. Iniziamo con delle cipollotti o rondelle 3x4. Faremo la versione gialla e nera. Poi dei cipollotti o rondelle 6x4 o 4x6. Roccagli, in questo caso della Miyuki, le 11.0, il colore è questo qui, 4206. Ecco, mettiamo già. Intanto sarà l'unica tipologia di roccaglie che dovremmo usare. Poi una goccia. Ecco, io in questo caso ho messo una goccia nera. E come filo ho utilizzato un Farline da 0,15. Come ago vi consiglio un ago fino, perché passiamo parecchie volte dentro le roccaglie, quindi un 11 o un 12. Ecco. Ok, io direi che possiamo iniziare con il tutorial. A dopo. Ecco qui, allora, serviranno soltanto tre tipologie di materiale, quindi Miyuki 11.0, roccaglie 11.0, cipollotti 3x4 e cipollotti rondelle 4x6. Iniziamo la lavorazione inserendo un cipollotto nero, una roccaglie 11, poi non ripeterò perché. Un cipollotto giallo, una roccaglie 11, un cipollotto giallo ed una roccaglie 11. Ecco, questa sarà la sequenza che noi dovremmo ripetere per 6 volte. Quindi questa è la prima, ne faremo altre 5. Io direi che ci possiamo vedere una volta finite le 5 altre 5 sequenze del lavoro. Ok, a dopo. Ecco qui, abbiamo messo sul lago un cipollotto 6x4, una roccaglie, un cipollottino 3x4, una roccaglie, un cipollotto e una roccaglie. Di questi, uno faremo due, 3, 4, 5 e 6. Quindi
Quindi iniziamo con un cipollotto 4x6 e terminiamo con una rocaille 11-0. E chiudiamo a cerchio. Ecco qui. Adesso, quindi iniziamo con il cipollotto e poi piano piano. Questo ci servirà per rinforzare il lavoro, quindi io vi consiglio comunque di ripassare prima di fare i nodini. O fate i nodini e poi comunque dovete ripassare attraverso tutte quante queste rocaglie e cipollotti, assolutamente. Ecco qui. Spero che ci sia abbastanza luce perché oggi. Ecco qui. Abbiamo terminato il rinforzo del primo giro. Questo ci consente assolutamente di avere un orecchino rigido perché se poi lo guardate, vedete, l'orecchino è rigido, assolutamente rigido, nonostante il peso della goccia, l'orecchino rimane rigido. Ok, quindi facciamo i classici nodini. Poi attraversiamo cipollotto più grande, e sopra ogni rocaglie inseriremo una rocaglie. Quindi lavoro molto molto semplice. Passaggi veramente facili, e un orecchino comunque adattissimo a principianti. Ecco qui. Quindi dovete proseguire ad inserire una rocaglie sopra la rocaglie di base. Niente di difficoltoso. Quindi attraversate i cipollotti e inserite una rocaglia. Ok. Anche questo posso dire che potete farlo da soli perché è abbastanza facile. Ok, io direi che ci possiamo vedere una volta finito questo tipo di inserimento. A dopo. Allora, abbiamo inserito la rocaglie, la seconda rocaglie tra i cipollotti. Ecco, e abbiamo terminato l'inserimento. Ora ci dobbiamo portare ad uscire dalla rocaglie nera, quella 4x6, e prendiamo i cipollotti grandi non ci servono più. Quindi ora lavoriamo soltanto con queste due tipologie di perline. Quindi prendiamo due rocaglie, sempre 11, un cipollotto, una rocaglie, un cipollotto, una rocaglie, un cipollotto. Una rocaglie, un cipollotto, una rocaglie ed un cipollotto. E a questo punto inseriamo, poi ve li faccio comunque vedere, finiamo con due rocaglie. Ecco. Questa sarà la sequenza che voi dovrete avere sul lago. Quindi usciamo dal cipollotto grande e inseriamo 2 rocaglie, 5 cipollotti intercalati da una rocaglia e
terminiamo con due rocaglie. Ok? Sembra abbastanza facile. Allora, usciamo da questo cipollotto e ci inseriamo specularmente, vedete, nel cipollotto che avremo di fronte nella stessa posizione. Quindi usciamo da questa parte e entriamo nella stessa identica parte, così. Ok? A questo punto prendiamo due rocaglie, un cipollotto ed una rocaglia. Noi prendiamo questa sequenza di perline e ci inseriamo, saltiamo la prima, saltiamo la rocaglia e ci inseriamo. Ecco, siamo entrati in questo secondo cipollotto e poi dovremmo fare la stessa lavorazione dalla parte opposta. Quindi entriamo fino al penultimo cipollotto. Ecco, ora ve lo faccio vedere bene così anche per voi è più facile capire. Ecco, ora siamo usciti dal 1, 2, 3, 4, 4 cipollotto, quarto cipollotto dei 5 che abbiamo inserito. E inseriamo una rocaglia 11, un cipollotto e due rocaglie. Faremo lo stesso tipo di inserimento, ma in maniera opposta, chiaramente. Ecco. E ci inseriamo, questa è la sequenza che adesso andremo ad inserire, quindi, e ci inseriamo nel cipollotto nero, in maniera tale da avere la stessa identica, ecco qui, vedete, la stessa forma. A questo punto dobbiamo uscire dalla seconda rocaglia che abbiamo inserito, vi ricordate, nel giro precedente. E prendiamo tre rocaglie e ci inseriamo sempre nella rocaglia che abbiamo inserito sopra le rocaglie che già c'erano. E la stessa cosa la faremo anche su questa rocaglia, quindi sopra i cipollotti 3x4. Poi ci inseriamo dentro il cipollotto nero e faremo adesso il secondo raggio del timone. Prenderemo sempre due rocaglie, un cipollotto, una rocaglia, un cipollotto ed una rocaglia. Ecco qui, questa sarà la sequenza che dovremmo inserire. Noi usciamo da questa parte del cipollotto con il filo e ci inseriremo, vedete qui abbiamo tre cipollotti singoli in quello centrale. Ecco, sempre dalla stessa parte. Ecco così. Poi prendiamo una rocaglia, cipollotto che abbiamo immediatamente sopra, soltanto il cipollotto, mi raccomando. Ecco. Ecco qui. Vedete? Poi qui inseriamo tanto lo faremo varie volte e poi ve lo faccio capire bene. Una rocaglia. Un cipollottino piccolo, perché tanto ormai lavoriamo soltanto con i cipollotti gialli, quelli neri sono solo nel contorno, e due rocaglie. E ci inseriamo nella parte opposta da dove siamo usciti e formiamo il secondo raggio del timone.
Vedete? Abbastanza semplice. Dovete sempre inserire vicino al cipollotto due rocaglie e poi mettere le due rocaglie con i due cipollotti con la rocaglie lateralmente ed entrare in questo cipollotto che avete singolo. Ok, dopodiché usciamo quindi dal cipollotto grande, entriamo nella rocaglia che abbiamo messo in seconda battuta, ma la riconoscete perché sta nella parte alta, l'altra rimane nella parte bassa. Prendete 3 rocaglie, eccole, e vi inserite nella rocaglia che avete subito dopo. Questo lo fate soltanto sopra i cipollotti piccolini. Quindi altre tre. Ecco qui. E poi entriamo dentro il cipollotto nero e faremo lo stesso tipo di lavoro. Quindi prendiamo 2 rocaglie, un cipollotto, una rocaglia, un cipollotto ed una rocaglia. Ecco qui la sequenza. E sempre andremo ad inserirci nella rocaglia centrale, questa qui. Così, sempre così. Poi prendiamo una rocaglia e ci inseriamo, vedete, nel cipollotto che abbiamo immediatamente dopo. Così. A questo punto dobbiamo formare il raggio che va dalla parte opposta. Quindi prendiamo una rocaglia, un cipollotto e 2. Vedete? Con tutto il filo non si riesce. Ecco, abbiamo preso una rocaglia, un cipollotto e 2 rocaglie e ci inseriamo nella parte opposta. E tiriamo. Io alla fine consiglio quasi quasi di lavorare più con il filo di nylon perché il filo bianco non vorrei che si rompe. Va bene, insomma, questo poi vedete un pochino voi perché il Fairline è un filo molto resistente, ma con i cipollotti. Quindi usciamo da questa rocaglia e nuovamente prendiamo 3 rocaglie 11 e contorniamo il cipollotto, facciamo questo abbellimento, diciamo, questo per raggiungere poi la rocaglia, scusate, il cipollotto nero. Poi in questo caso chiaramente dovremmo passare dentro perché qui il lavoro l'abbiamo già fatto, ora dovremmo fare quello dall'altra parte. Abbiamo contornato anche questo cipollotto. Qui già abbiamo fatto l'inserimento e quindi saltiamo anche questo cipollotto nero. Eccoci. E per raggiungere il cipollotto successivo, nuovamente facciamo l'abbellimento. Abbiamo attraversato anche il cipollotto dove già c'è la lavorazione e qui inseriamo altri tre rocaglie e poi ancora altre 3 rocaglie.
ed attraversiamo il cipollotto nero. Eccoci qui. Ora dobbiamo fare la stessa identica sequenza anche in questi altri due cipollotti. Ve lo faccio vedere una sola volta perché è inutile poi. Allora, iniziamo sempre con due rocaglie, un cipollotto, una rocaglia, un cipollotto ed una rocaglia. Questa è la sequenza del raggio e ci andiamo sempre ad inserire nel cipollotto centrale. Ecco qui. E poi prendiamo una rocaglia e ci inseriamo nel cipollotto. E per formare il raggio poi metteremo poi le stesse identiche perline che abbiamo da questa parte, quindi una rocaglia, un cipollotto e due rocaglie. Eccoci qui, vedete che specularmente sono le stesse e ci inseriamo dentro il cipollotto grande. E abbiamo fatto anche quest'altro raggio. Dopodiché ci inseriamo nella rocaglia prima del cipollotto. Oggi si sposta tutto. Ok, e avviciniamoli un po', mettiamo tre rocaglie sopra il cipollotto giallo, altre tre rocaglie sopra il secondo cipollotto, ecco, e poi attraversiamo il cipollotto nero. E faremo a questo punto, evitiamo perché l'abbiamo fatto tante volte, faremo la stessa identica lavorazione che abbiamo fatto su tutti i raggi. Ok? Ci vediamo dopo. Ecco qui, abbiamo terminato anche inserendo poi le ultime rocaglie sopra i cipollotti. A questo punto dobbiamo mettere le rocaglie per inserire la monachella. Quindi inseriremo sul lago 8 rocaglie. Io perlomeno ho messe 8 e mi sembrano una giusta misura. Quindi eccole qua, 2, 4, 6, 7 e 8. Ecco. Ricontiamo 2, 4, 6 e 8. Ok, quindi siamo usciti dal cipollotto nero, da questa parte entriamo dalla parte opposta e facciamo un pochino di giri per rinforzare queste rocaglie dove poi inseriremo la monachella. Eccole. Due, tre, non è molto importante. Questo poi a vostro, come voi ritenete opportuno, ecco, io passo tre volte, ma insomma anche due sarebbero sufficienti, però. Ecco qui, quindi questi passaggi ve li voglio far vedere, perché poi dobbiamo andare dalla parte opposta per inserire la goccia, sempre a chi vuole inserire la goccia, perché se invece vi piace l'orecchino così senza inserire la goccia va benissimo anche un orecchino così, non c'è problema. Io avrei preferito una goccia lunga, ma purtroppo nera non ce l'avevo e quindi ho messo questa goccia così.
Adesso per andare nella parte opposta dovete semplicemente passare attraverso queste. Ecco, senza. Quindi attraversiamo la rocaglia, il cipollotto, la rocaglia, il cipollotto, la rocaglia, il cipollotto, la rocaglia ed il cipollotto. Oh, santa pazienza. E poi, ecco ancora, la rocaglia e i due cipollotti, e dico la rocaglia, il cipollotto e le due rocaglie. Ed entriamo dentro il cipollotto nero. Ecco qui, entriamo dentro il cipollotto nero e prendiamo 3 rocaglie, 3 rocaglie, prendiamo la goccia, ci inseriamo dentro la goccia, poi prendiamo altre 3 rocaglie per formare quel piccolo picot che è un abbellimento della goccia. Eccola, ecco, il sole è andato via. Se sentite, non lo so se si sente attraverso il video, il canto dei merli in giardino, stanno banchettando con le mie ciliegie, però va bene, loro non vanno a fare la spesa e quindi è giusto che sia così. E poi entriamo dalla parte opposta del cipollotto. Io vi consiglio di rinforzare questo passaggio, assolutamente. Quindi rientrare nuovamente dentro le 3 rocaglie e poi anche quelle giù in basso. Questo. Troppo vicina, non riesco alla fine a lavorare bene. Risaliamo. E rientriamo dentro le rocaglie dopodiché faremo chiaramente, entreremo dentro i cipollotti e le rocaglie, faremo i nodini e l'orecchino è terminato. Abbiamo inserito anche la monachella, controllate sempre che il verso sia quello giusto, che sia con la parte in rilievo o invece con la parte piatta, a seconda di come avete fatto il primo orecchino. E l'orecchino timone è terminato. Avete visto? Una lavorazione semplicissima, facilissima e con pochissimi materiali. Diciamo come piace a me. Allora, io vi auguro un buon lavoro. E mi farebbe piacere vedere qualche vostra versione. Un bacio a tutti e al prossimo tutorial. Ciao ciao!